siano lodati Gesù e Maria, sempre siano lodati. Il Vangelo che abbiamo appena ascoltato e che abbiamo ben meditato durante una delle non lontane domeniche di quest'anno liturgico, con le parabolette della pecorella smarrita e della dracma perduta, come ricorderete, ci ricorda l'importanza che ciascuno di noi ha agli occhi di Dio, che lascia uno per 99, ed anche il valore, le monete intrinseco che ognuno di noi, in quanto anima unica e ripetibile creata da Dio, ha davanti ai suoi occhi. Ecco perché c'è gioia in cielo per un solo, anche un solo peccatore che si converte. E dato che siamo nel mese di novembre, possiamo anche ricordare che ogni nuovo membro che entra in cielo non è soltanto una persona in più che gode di Dio, è un movimento in più per Dio e per tutte le persone che stanno in cielo. Ecco perché dobbiamo renderci conto, siamo abbastanza importanti, se dovessimo andare all'inferno non facciamo un grande danno soltanto a noi stessi, facciamo uno al prossimo, perché ci sarà un pochino di gioia in meno, perché manca la gioia mia in paradiso, e il Signore ci avrà un'anima in meno da lui creata di cui rallegrarsi e da beneficare. Quindi questo ricordiamolo sempre. E a questo proposito spendiamo invece qualche istante in più sulla prima lettura di San Paolo. Siamo nell'ultima parte, come vi accennavo nei giorni scorsi, nelle ultime parti delle sue lettere. Se San Paolo scrive così le lettere, se un giorno se rimangasse moneta che faremo anche le lettere di San Paolo, gli incontri biblici, poi lo vedremo bene. San Paolo scrive le sue lettere così, la prima parte è una parte dottrinale, dove parla di teologia, di altissime cose. Poi scende e dice, beh, dopo voi tutto questo qui, in concreto, sul lato pratico, adesso vediamo un po' di cose. E oggi ci ricordo alcune cose molto importanti. Primo, che la vita di un cristiano non vive per se stesso, un figlio di Dio, ma vive, avrebbe detto in un'altra lettera, per colui che è morto e risorto per lui, vive per Gesù. Sia che vive, quindi che spende la sua materia, sia che arriva il momento della morte. Sapete che la Santa Morte, secondo il mese di novembre, dobbiamo dircelo queste cose, c'è molta gente che ha paura del purgatorio, tutti i torti non ce l'hanno, il purgatorio insomma non è proprio un luogo, non è proprio una sala d'aspetto, insomma con chi ti offre il caffè e la sigaretta mentre che aspetti che entri in paradiso, non è proprio così, insomma è un luogo dove ci si purifica, quindi si soffre. Sapete uno dei sistemi per Sant'Affonso, di Maria del Rigore, non lo dice Leonardo, per andare sparato in paradiso, offrire la propria morte. Quando arriva il momento, e dobbiamo pregare il Signore che ci dia la grazia di renderci conto che lì è il momento, perché un tempo le nostre sante nonne pregavano dicendo salvaci dalla morte improvvisa, perché quando qualcuno muore che viene al coccolone, infarto, dice vabbè, è una brutta cosa per la famiglia, un po' pezzi, però meglio per lui che manco se ne è accorto. Io non vorrei morire così, però se il nostro Signore mi dovesse chiedere questo qui, si era sempre la sua volontà. Io vorrei rendermi conto, perché se tu al nostro Signore dici, bene, è arrivata l'ora, io ti offro il sacrificio della vita, pago il debito per il peccato originale, lo faccio volentieri, mi distacco volentieri da tutto ciò che c'è su questa terra, e sperando che la tua misericordia mi accoglie e mi perdoni. Sant'Affonso dice, chi fa questa cosa espia tutti i peccati, il suo fatto è pure la roccia. L'offerta della propria vita nel momento della morte, ecco perché sia che noi viviamo con il Signore, se moriamo viviamo con il Signore, anche la morte è un atto di obbedienza che noi facciamo a Gesù, perché moriamo come conseguenza del peccato. La morte non è volontà intenzionale di Dio, ma in quanto conseguenza negativa del peccato, certamente che Dio vuole che affrontiamo questa penitenza, questo sacrificio, e c'è modo e modo di affrontare la morte, no? E poi nella seconda parte fa una bella requisitoria, il caro San Paolo, sui giudizi. Perché giudichi tuo fratello? Perché disprezzi tuo fratello? Ecco. Noi, come dice Papa Francesco, mettiamoci bene in mente una cosa, queste due parole, noi non possiamo, non dobbiamo né giudicare né disprezzare nessuno per quanto peccatore sia, per quante grossa le abbia fatte, chiunque sia. Perché, continua San Paolo, tutti ci presenteremo al tribunale di Dio. Capito? E poi dice, cessiamo di giudicarci gli uni gli altri, pensiamo piuttosto a non essere causa di inciampo di scandalo per gli altri, cioè non devo preoccuparmi di quello che fanno gli altri. Quando vado davanti al tribunale di Dio, Dio non mi chiede conto di quello
che ha fatto Tizio, Caio e Sempronio, d'accordo? Anche se quelli hanno sbagliato. Dio chiede conto a me di quello che ho fatto io. Sono io che devo stare attento a non combinare guai, a non dare scanca e a non fare un sacco di peccati. D'accordo? Quello che gli altri fanno, cioè è chiaro che non è che noi siamo indifferenti o menefreghisti. Preghiamo se vediamo una persona che si comporta malamente, preghiamo per lui e cerchiamo di giustificarlo, se possibile, di scusarlo. Comunque non puntiamo il dito, dobbiamo pensare che chi lo sa, chi gli passa per la testa, se è consapevole delle cose che fa, da che tipo di ambiente viene, che ferite si porta, che capite? Quindi giudizio e disprezzo mai, non soltanto perché non possiamo farlo, ma perché ciascuno di noi renderà conto a Dio di se stesso. E se siamo però un po' severi nel puntare il dito contro il prossimo, questo ce lo dice, ce lo immaginiamo chiaramente, con la misura con cui misurate, sarà misurato un po' in cambio, tu non ne fai passare manco uno al prossimo, benissimo, siamo già molto attenti che se al tribunale di Dio ce ne passa manco uno a noi, siamo morti, capite? Perché agli occhi della purezza e della santità di Dio, pure i microgrammi di polvere diventano cose di cui occuparsi, cose a cui noi non facciamo caso, che noi molte volte non sappiamo giudicare nemmeno noi stessi, perché non ci rendiamo conto di quello che combiniamo. Capite perché? Ricordate sempre che la Chiesa le bugie non le dice e le bugie non ce le fa dire. Per cui se noi ogni volta che comincia la messa diciamo confesso a Dio onnipotente, stiamo parlando con Lui e a voi, che ho molto peccato, pensieri, parole, volte, commissioni, molto peccato, e poi vado a confessare, dico, ma chi gli racconta al confessore? Lui sembra che non ha fatto niente. Non è che uno che è falso, che ti sembra che non hai fatto niente, ma tu devi essere convinto che ti sembra che non hai fatto niente, ma se ti potessi vedere con gli occhi di Dio, per chi ha i capelli, tutti i diritti ce li avremo, perché vedremo che anche le piccole cose, di fronte alla sua perfezione, sono problemi. Quindi se non ne siamo consapevoli, perché non ci è arrivata tanta luce da parte di Nostra Signora, però dobbiamo crederci fermamente e quindi non siamo autorizzati a giudicare nessuno. Casomai diciamo al Signore, dacci un pochino di luce per accorgermi delle cose che non funzionano, di quelle che faccio io, in modo che possa sistemarle, in modo tale che quando arriverà il momento in cui presenterò il tuo cospetto, starò messo un po' meno peggio di come sto messo oggi. Ecco, questa è grande sapienza, poi vedremo chi si fermerà con la Santa, tra poco arriverà con il Siracide anche un'altra overdose, insomma, di sapienza come proprio di questi libri. Bene, ti dà Maria Santissima che ci aiuti ecco, a ben ricordare queste cose. E in questo mese mi raccomando, sempre l'intenzione e la preghiera per coloro che a causa degli innumerevoli peccati che commettiamo ogni giorno passano per la purificazione e hanno bisogno del nostro suffragio e del nostro aiuto. Siano lodati Gesù e Maria. Sempre siano lodati.